sa che aumentano ancora l'età pensionabile. Poveretti. Hanno prolungato sei mesi. Hanno allungato. Prolungare quelli che vanno in pensione. Come se allora noi siamo fortunati che già ci stiamo in pensione. Non c'è niente di strano che allungano qualche anno. Una volta a 70 anni, 75 si moriva. Adesso sentati tutti centenari. Eh già, oggi vivi più a lungo, ma il traguardo della pensione si allontana sempre di più. Dal 2016, in base a una circolare appena varata dall'INPS, l'età sale ancora, di 4 mesi per gli uomini e anche di oltre un anno per le donne. È l'effetto di una legge del 2011 che lega la pensione alla speranza di vita. C'è un motivo generale che è quello di contenimento della spesa pensionistica, ma poi anche per evitare che una persona ricevesse più pensione rispetto a quanti contributi aveva versato durante la vita lavorativa. Lo stesso obiettivo del sistema contributivo, cioè il calcolo della pensione basato sui contributi versati nel corso della vita e non più sulla media degli ultimi stipendi, con cui dovrà fare i conti chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995. Certo è che questo sistema contributivo non è generoso con i lavoratori, perché gli darà una pensione molto bassa, almeno del 20-30% rispetto al vecchio sistema retributivo. Sono fatti due conti il signor Roberto, 62 anni, bancario, che potrà presto contare sui vantaggi del retributivo, e sua figlia Annalisa, stesso lavoro del padre, ma che andrà in pensione col contributivo. Sono i contributi INPS pagati nell'intera mia vita lavorativa, circa 321.000 euro. E con questi contributi che pensione ha ottenuto alla fine? 2.200 euro al mese. In 40 anni di lavoro ha versato quello che l'INPS le darà? In 11-12 anni, sì. Okay, quindi c'è un rapporto conveniente? Beh, io penso di sì. Se sopravvivo di più di 11-12 anni, l'INPS perde. Se sopravvivo di meno, toccando ferro, l'INPS guadagna. Che in futuro ci guadagni o ci perda, l'INPS di sicuro finora ha potuto contare sui contributi di Roberto e magari farli fruttare investendoli. In cambio gli garantirà una pensione pari all'80% dei suoi ultimi stipendi. A sua figlia Annalisa invece non andrà altrettanto bene. Sicuramente siamo molto molto distanti dalle percentuali che prenderà mio padre, circa la metà dello stipendio, considerando che il mio stipendio attuale in parte è convogliato al pagamento delle pensioni, della tua pensione. Le prime pensioni di vecchiaia contributive arriveranno circa nel 2040, ma a darci un'idea di quello che ci aspetta, ci sono già le prime 51.000 pensioni di invalidità e reversibilità calcolate con le nuove regole. Mini pensioni da 173 euro in media al mese. Carla, rimasta da poco vedova, ha appena ricevuto il primo segno della sua reversibilità. Mi è arrivata questa raccomandata. E quanto prende? 216. Mi aspettavo almeno la minima. Ho un mutuo di 800 euro, condominio, bollette, tasse, asilo nido, eccetera, eccetera, eccetera. Se non lavorassi, cioè, non ho idea di come sarebbe andata a finire, perché non ci si può mantenere con un tanto del genere. Per fortuna Carla lavora, ma anche se non avesse altre entrate, col contributivo non avrebbe diritto a nessun aiuto da parte dello Stato per garantirsi un reddito minimo. Cioè comunque non viene mai integrata? Mai integrata, c'è proprio scritto nella legge, le pensioni liquidate con il sistema contributivo non sono integrate al trattamento minimo. E se per adesso si tratta di casi particolari, in futuro il problema potrà riguardare molti giovani che oggi guadagnano poco e in modo discontinuo. Diciamo sono le prove generali di quello che avverrà, cioè noi ci troveremo una generazione di giovani lavoratori che saranno non giovani pensionati, ma saranno pensionati poveri.